Alfa Romeo 8C Competizione. Un nome che viene da lontano. Un nome che sa di storia dell'automobile, di fascino, di classe. Il nuovo prototipo super sportivo del centro stile Alfa Romeo di Arese è stato presentato al Salone di Francoforte nel settembre del 2003. Prima di tutto va spiegato il nome. 8C. Dunque la stessa sigla che negli anni 30 e 40 contraddistingueva quelle vetture da competizioni e stradali, equipaggiate con l'inedito 8 cilindri realizzato dal famoso progettista Vittorio Jano. Il secondo termine, competizione, è invece un omaggio alla 6C 2005 competizione, coupé sportivo guidato nel 1950 dalla coppia Juan Manuel Fangio e Augusto Zanardi nella celebre Mille Miglia. Quindi non un semplice nome di fantasia, ma un chiaro segno distintivo della storia sportiva Alfa Romeo. Muscolosa e potente, ma al tempo stesso elegante e sportiva, con un design decisamente retrò, che alterna linee sinuose a tratti forti, decisi, in perfetto stile Alfa. Questa è la 8C Competizione. E poi tanti altri particolari storici. Il frontale, ad esempio, copia moderna di quello della 33 coupé stradale del 67, con il classico scudo ad altezza minima da terra. O i fari posteriori rotondi che riprendono in chiave moderna quelli della Giulia TZ del 63. Ma la 8C Competizione è anche innovazione. È anche una vettura in fibra di carbonio dalle dimensioni generose. Il cuore che batte sotto il telaio in carbonio è un propulsore di 4200 cm3 di cilindrata. 8 cilindri a V a 90 gradi, sovralimentato con un compressore volumetrico. Il potente motore sviluppa oltre 400 cavalli a 7000 giri al minuto e spinge il prototipo oltre i 300 km orari di velocità massima e gli permette di passare da 0 a 100 km in 4 secondi e mezzo. La 8C Competizione è a trazione posteriore, proprio per assecondare l'esuberanza del propulsore e regalare emozioni davvero impareggiabili. Tra le molte Alfa Romeo che sono state riprodotte nelle varie scale in modelli da collezione, un posto di rilievo lo meritano le cosiddette Dream Cars, che fanno bella mostra di sé in una sala del museo di Arese. La prima di queste vetture ad essere stata presentata è in ordine di tempo la Scarabeo, vista per la prima volta nel 1966 al Salone dell'Auto di Parigi. È l'unico dei modelli esposti a essere stato costruito in 3 esemplari, di cui uno Spider. Nel 1967, all'Esposizione Universale di Montreal, fu esposto il prototipo della Montreal, una coupé 2 più 2 con un motore di 1779 cm3 di cilindrata di appena 118 cavalli. Solo nel 1970 la Montreal fu realizzata con una nuova veste e con un motore più potente. Nel 1969 fece passerella al Salone di Parigi la coupé 33. Disegnata da Pininfarina con portiere d'apertura farfalla e mossa dallo stesso motore 8 cilindri 2 litri della 33 stradale. Nel 1969 al Salone di Torino comparve nello stand dell'Ital Design, ideata da Giugiaro, la Iguana, sempre con meccanica della 33 stradale, in grado di raggiungere una velocità massima di 330 km all'ora. Nel 1971 al Salone di Bruxelles fu la volta della Cuneo, una veniristica Spider prodotta da Pininfarina, che ancora una volta impiegava la meccanica della 33 stradale. Fu poi ancora il turno dell'Ital Design di Giugiaro, che propose al Salone di Torino del 1971 la Coupé Caimano, su meccanica Alfa Sud, con motore 4 cilindri di 1186 cm3. L'assieme parabrezza, padiglione, portiere rotea in avanti per accedere all'abitacolo. Ad opera di Pininfarina comparve nel 1972 al Salone dell'Auto di Torino la Spider Coupé Alfetta, con motore dell'Alfetta 1008, caratterizzata da un tettuccio in materiale a trasparenza variabile, scuro se in funzione di tettuccio e trasparente quando collocato sopra il lunotto. Al Salone dell'Auto di Parigi del 1975 Pininfarina si ripropose con l'Eagle Spider Coupé, impiegando ancora la meccanica dell'Alfetta 1008. La vettura era caratterizzata da un tettuccio rigido asportabile e da un'ampia strumentazione digitale. Al Salone dell'Auto di Ginevra del 1976, Bertone espose la Navajo, coupé avveniristico a cuneo su meccanica della 33,
2 litri con carrozzeria in vetroresina e spoiler anteriore e posteriore variabili. Bisogna arrivare fino al 1991 per trovare esposta al Salone dell'Auto di Ginevra la Proteo a trazione integrale, realizzata direttamente dall'Alfa Romeo su meccanica della 164. In quest'ultimo caso non si parla più di una Dream Car, ma di una Concept Car, che anticipò elementi meccanici e stilistici riproposti 4 anni più tardi sulla 164 Q4 e sulle GTV e Spider di serie. Il 5 marzo 1963 fu istituita l'Auto Delta, con lo scopo di portare in gara le vetture Alfa Romeo nei campionati internazionali. L'Auto Delta, diretta dall'ingegner Carlo Chiti, divenne di fatto la squadra corse della Casa del Biscione. Tra i primi impegni dell'Auto Delta ci fu quello di preparare un'auto in grado di essere competitiva nella classe 2000 della categoria Sport Prototipi, dando vita al progetto che portò poi alla stirpe delle 33. Nel 1964 furono iniziati